queste donne ci chiamano perché non ce la fanno più. Sono donne che aspettavano un'Italia e trovano un'altra, aspettavano le libertà e trovano le prigioni, la segregazione. Samira Shabib vive a Verona, ma la incontriamo a Padova, nel cortile di Scienze Politiche. A 43 anni si sta laureando in Relazioni Internazionali e Diritti Umani, una sfida e una missione. Viene dal Marocco, vicino Casablanca, è in Italia dal 1992, sposata con un italiano, due figli. Il volto dell'integrazione è dal 2005 di questo si occupa, con la sua associazione Sadia. In particolare delle donne musulmane emarginate, maltrattate, isolate dal mondo una volta arrivate qui, dopo i ricongiungimenti familiari. Decine di casi in 10 anni, un'emergenza che spesso non si vede, ma esiste. Il matrimonio, praticamente, il ricongiungimento familiare, sì, per il semplice fatto, perché c'è differenza di età, perché si fa in fretta, perché chi va a fare il matrimonio va l'estate, individua la persona, poi va a chiedere la sua mano, poi l'anno dopo fanno il matrimonio e sono già sposati. Perciò ci sono tanti problemi dietro questa cosa qua. E allora, venendo qua, si scontrano con la realtà di no, te non esci, te devi stare a casa. Ma scherziamo, te ne devi parlare con gli italiani, ti devi vestirti così, io vado a fare la spesa, io porto i bambini, io faccio. E allora si scoppiava proprio le coppie, non solo perché purtroppo c'è sempre spesso il vizio di alzare le mani, di anche di rubare i figli, ci sono atteggiamenti che vanno oltre, esasperano. Determinata Samira, tanto da dare fastidio e da venire minacciata in prima persona dai suoi stessi connazionali. 3 anni fa, quindi, cosa è successo? Mi sono vista proprio vittima della mia gente, che non mi ha capito, che l'ha trovata sotto casa mia a minacciarmi perché non le dà fastidio quello che sto facendo. E cosa sto facendo? Sto facendo solo il bene della mia comunità e della mia città e dell'Italia. Praticamente mi è dato fastidio il fatto che io ho parlato, che devo cambiare atteggiamento, che devo cambiare tutto. Io sinceramente, dopo quello che è successo, per un anno non ho fatto niente. Per un anno sono stata ferma, per un anno sono stata a riflettere, ma cosa che ho fatto di male? La paura c'è, ma lei non si è data per vinta e continua con il suo impegno, che un giorno, spera, la vedrà occuparsi anche di politica. Denuncia senza usare mezze parole. Il pericolo ora sono le seconde generazioni e anche in Italia si rischia di vivere quello che è capitato in Francia. Le famiglie che sono scoppiate, va bene, sono arrivate al divorzio, ok? Ma anche quelle che hanno tenuto duro praticamente e sono andate avanti in queste situazioni qua. Oggi troviamo i figli, troviamo i loro adolescenti praticamente che stanno scoppiando e questa è una cosa molto grave. Sta venendo fuori il problema, quella del banlieue, quella della Francia, che in realtà l'Italia ha fatto di tutto perché non succeda così, però mi sembra che sta sfuggendo delle cose importanti. Ecco, lei è seconda generazione, in fondo anche lì sembrava che le cose andavano a un certo punto, ma le generazioni venute dopo. Samira, per lei l'integrazione che cos'è? L'integrazione è mettersi in mezzo a questa società e rispettarla, amarla, darsi da fare per questa società, ma senza forzatura, senza sentirsi che stai facendo una forzatura su te stesso. Per me è questa l'integrazione, vivere in un paese, accettarlo, intanto accettare le regole, accettare le leggi. Io dico le leggi prima di queste cose, non dico le culture, ognuno ha le sue culture, l'importante è che una cultura non si scontra con l'altra per me, però che va rispettate le leggi, per me non dovranno essere altri problemi, perché devi amare questo mondo qua, se non sei capace di amare questo mondo qua, non amerai né te stesso, non amerai i tuoi figli, ma non ami neanche il tuo paese d'origine, perché è una bugia quella, una bugia.